ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo avere ancora fame, cioè abbiamo ancora fame e domani vogliamo andare a Tolentino per continuare ancora questa cavalcata. Dopo due settimane la Samb torna a Tolentino. È finita 0-0 l'11 maggio scorso, terz'ultima giornata della stagione regolare. Domani sera alle 20:45 pesa di più, è la semifinale playoff del girone F di Serie D. Mi aspetto lo stesso tipo di gara, sono bravi a fare quello, lo sanno fare bene, faranno la stessa gara. Noi dobbiamo essere più bravi di due settimane fa, che non abbiamo fatto sicuramente la nostra miglior prestazione. Dobbiamo essere più cattivi. Samb più cattiva allora e costretta a vincere stavolta, col pari al 90° tempi supplementari. Poi però, se la partita restasse in equilibrio, alla finale playoff di domenica contro la vincente di Trastevere e Vastese andrebbe il Tolentino terzo e dunque meglio classificato dei rossoblù quarti. Intanto dobbiamo essere liberi di testa, anche a Pineto avevamo soltanto un risultato e siamo stati bravi ad affrontare bene la gara. Adesso la stessa cosa, ma noi tutte le partite che abbiamo giocato anche durante il campionato abbiamo tutte giocate per vincere. Poi a volte ci siamo riusciti, a volte meno, però l'approccio, la mentalità deve essere quella vincente, perché la Samb deve avere questa mentalità. Samb allo stadio della Vittoria senza gli infortunati Alboni, Lulli e Frulla, torna invece disponibile dopo la squalifica Angiulli. Solito dubbio nel modulo, una o due punte. Di sicuro tanti tifosi rossoblù a Tolentino, circa 500 i biglietti staccati finora, ma la prevendita sarà aperta fino alle 20 di domani.